cervelli, cervelli. No, fatemi controllare un cervello qua dentro. Ah, pochino, pochino. Ah, non ce n'è. Qua dentro, il mio, il mio. Qua dentro c'è il vuoto siderale. È grandissimo. Cosa? Cioè, proprio non c'è niente. A me, guarda me. Dentro Anna c'è un simpatico cervello dolce e delicato, molto gustoso. Dentro Alex è proprio niente, cioè forse il letame, ma non so dirti veramente. Forse neanche dentro al tuo. Va bene, va bene, va bene. Allora, io devo dire già cose. Prego. Ci sono i pettini. Ah, portami, portami, conducimi, sono questi? Questi sei. Ah, allora venite. Questo è dello stramagico, mi sa. Questo costa 400? Cosa 200. Ma aspetta, no, io volevo dirti questi. Quelli sono da shoppare. Questi invece sono te, con le gemme. Oh, chi mi incita a shoppare oggi? Streccato, io, magari. Io, no. Alex? Ma no, io sono quello buono. Ok, Alex, Alex, vai, incitami che voglio comprare. No, questo costa 400, però ce ne sono solo due. Quindi è facile, ne troverai uno potentissimo. Sì. Ok, ho comprato. Vieni a prendere la cassa. Guarda che bello, guarda che bello. Angelo, mi è uscito l'angelo, il pettino angelo. No, vabbè. Lo metto subito così potete ammirarlo. Escilo. Sì, lo esco. Guarda che bello tronfio. Ma quanto è grande. È enorme. Ma è una miseria. Ma è colossale. Anna, è tipo quattro volte te. Cioè, guardalo. Anna, quando io dico di venire a guardare qualcosa, tu dove eri? Dove eri? Io ero qua dietro che lo stavo guardando da dietro. Però lui è talmente grosso che mi copriva. Anna, se un'altra volta succede che io ti devo far vedere una cosa di bello e tu non ci sei. Ma io ero qui. No, io sono no, sempre. No, Anna, qua non ci stiamo te. Capendo. Lo vedi questo angelo? Adesso sciapo pure io. Non puoi. Perché? Lo sta facendo. Ma scusa, posso ma... picchiare Alex? No, 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 basta, basta, no. Nessuno può picchiare nessuno, dobbiamo salire. Così diventare ma un po' più grande. Ma qual è il catch? Il catch è che dobbiamo mangiare cervelli. Però dobbiamo cambiare il cervello perché... Cioè, io non... Anna, io prendo la cassa qui. Ma non la voglio la cassa, voglio comprare il cervello, ma non mi... Allora, io non vedo un negozio per potenziare, francamente. Allora, sì, dov'è? Allora, se premete sell, si va su st'isola, dietro qua. Vedete dove sto io? In mezzo al mare. Ah, sì, la vedo, la vedo. Bisogna andare là. Però è buono perché... Ma che casino, cioè io devo... Guarda, che disastro. Devo... Ma lontano. Oh, è il negozio, è lì, è lì. E qui vedi oltre il mare, lo vedi? Ma perché è tutto nel mare? Ma che zombie siamo che ci piace lavarci? Comunque sto petto è fastidiosissimo che mi segue così da vicino. Non ci vede niente. Poi. Mamma mia. Però allora, se voi andate a vendere prima, perché non siete andati a vendere. Prima dovete andare a vendere a fianco andiamo qua. A vendere. Allora, io adesso ho sbloccato. Prima il primo cervello che mangiavamo era il cervello di pesce, che è molto piccolo, tipo Alex Nauso. È molto piccolino, sì, che schifo. Il secondo è il cervello di ratto, che è un po' più grande, più gustosello, ma ancora molto piccolo. Che il terzo schifo. È il cervello di piccione, che è più grande effettivamente il cervello di piccione. Ma fanno tutti schifo. Direi è naturale. Ma questo che costano tantissimo, io ho 100 monete, dove vado? Allora, io con quello che ho io adesso, praticamente mangio ma una volta. Ma perché tu hai il pettino che ti aiuta? Io mangio una volta. E la miseria. E riempio istantaneamente. Quindi io ho bisogno subito di un massimo più grande, che è il DNA, che si compra sempre lì in negozio. Dimmi, Lion, amico girati. Mio. Dimmi, amico girati. Mio. Girati. Cosa non ti stai girando? Sì, ho visto. C'è una coroncina là. Una coroncina. No, no, no. Sai cosa può piacere a Lion? Te lo mia. Dico io. Dimmi. Lion, dove sei? Sì, sì, sono qui. Vieni con me, seguimi. Hai seguimi. Visto... Qui nell'acqua corri più veloce, vieni. Ah, roba da shoppare. Questo, questo qui è tutto il tabellone dello shoppamento. Vabbè. Clicchi su quello che ti piace. Ma Streccato è talmente deficiente. Ho sbagliato, scusami. Ti stacco le gambe, ti stacco le gambe, Ti stacco le gambe. Allora, vediamo un po'. Potrei comprare questo cibo pure questo un poco buono. Poi c'è questo è VIP, VIP. La coroncina è il VIP. Il VIP non posso comprarlo. Cose, posso comprarlo. Dice che non è più in vendita il VIP. Mannaggia la miseria. Questa ma è una no! brutta. Sì, ma sto angelo però non si può vivere con sta cosa ma dietro. Toglilo. Non posso, mi potenzia. Cosa devo togliere? Poi l'ho pagato. Se lo togliessi sarei scemo ma in testa. Ma ne uno migliore. Non ce n'è uno migliore, il più buono. Poi hai visto che c'è anche l'autosell e l'auto hit? Puoi prendere i petti infiniti. Ho visto, Anna, ho visto. E poi puoi prendere i teschi infiniti. Perché se io adesso voglio mangiare Alex Nauz. No, posso. Non puoi mangiarmi. Sì che posso. Posso anche prendere l'autosell. Dovete pensare, cioè, i teschi sono quante persone ammazzi, mi sa. Vieni, vieni che proviamo, aspetta. Vieni. Vieni, dammi un pugnetto, non okay. Mi stai facendo niente. Aia. T'ho fatto? Ma no, non mi fai niente, non perdo vita. Che schifo. Allora provo a mangiare e a comprare un'altra cosa perché mi sa che sono ancora poco scarso. Vediamo. Posso ci comprare. Ci sono le pozioni. La miseria. Allora, gli stomaci dobbiamo migliorare per poter essere più forti. Giustamente ci vanno più cervelli. Più cervelli. Così. Allora, io compro il cervello, stomaco di piccione e il cervello di piccione, così guadagno molto di più. Adesso posso arrivare ma fino shoppa? A 500. Oddio, ma cresci se mangi. Ah, davvero? Ecco.
Sì, ti ho visto che crescevi. Ecco perché, e infatti ora si spiega tutto. L'unico... Ecco perché il pettino è così grosso. L'unico fatto scomodo è il fatto che devi andare a vendere automaticamente. Sta cosa è un po' un rompimento di balle. Ma c'è l'autosell. Ma l'autosell lo devi pagare. E poi ho paura che mi teletrasporto ogni volta lì all'inizio. E sinceramente... No, secondo me non ti teletrasporta, ti vende automaticamente e basta, capisci? Costa 200. Vabbè, ti truffano. Io l'ho comprato. Sono pochi, vai. Prova a vedere. Ho comprato perché così... Aspetta. Beh. Ma a me non come mi pare. Funziona? Ah, aspetta. Mi sa che mi... Aspetta, non lo so. Fatemi provare. No, non ti può teletrasportare di continuo, è impossibile. Infatti, mi sembra strano, capito? Potrebbe essere una truffa così. Sell. No, me lo chiede, ma è una cagata. Mi chiede se voglio vendere. Ma che senso c'ha? Scusa, l'autosell. No? Aspetta, forse ora l'ho attivato. Aspetta che può essere. Sì, mi vende automaticamente, avete ragione voi. Buonissimo, questo è. Vedi, così è gustoso. Molto meglio. Comunque te l'hanno anche già detto, ci sono delle bandierine, probabilmente se le catturi guadagni cose. Non, sapete che a me quello interessa meno. Io adesso ho sbloccato il cervello umano che è venuto dopo il cervello di Aquila, il cervello di Tasso e il cervello umano. Il cervello umano mi dà 500 cervello per ogni volta che mangio. Ma ti sei rimpicciolito! E certo, perché vendo automaticamente, capito? È molto buono ma anche un po' scomodo, però ma non puoi mi lamento. Disattivarlo, mi sa, o giusto? Sì, posso attivarlo e disattivarlo quando mi pare, sono molto contento di questa cosa, ma forse voglio un altro pettino, devo decidere un attimo. Anche io voglio un pettino, ti prego, perché io non ce la faccio più. Cioè, veramente, senza pettini non fai niente, eh? È vero, però io sono indeciso adesso se comprarmi, perché posso scegliere o il cervello tenere quello che ho adesso, oppure posso avere il cervello di maiale. E mi domando perché il cervello perché di maiale di dell'umano. Sia meglio di quello delle persone. Ci dice molto, è più grosso, no? Dipende qual era la persona, perché se la persona è Alex, effettivamente si può immaginare che possa essere migliore quello di un maiale. Senza offesa, amico mio, lo sai che ti voglio bene. Però ma tu cresci! Sì, divento un po' grande, ma poi vendo subito perché non ho spazio. Dovrei avere più spazio nei cervelli. Ci serve lo stomaco. Non c'è lo stomaco infinito. Io speravo che ci fosse lo stomaco infinito nelle cose da shoppare. E invece... Guarda, come non c'è... no? Ma io l'avevo visto! No, non c'è lo stomaco infinito, sì sicuro, perché non c'è veramente. No, io ho visto i petti infiniti, no, non c'è. Mi sa che lo stomaco no, non c'è. Ma questa cosa a me mi crea molti problemi. Ma una fregatura? Io voglio... guarda, io adesso ho lo stomaco del maiale, che è buono, però... Anna! Lion! Ti prego, ti posso sì, far vedere i miei. Sì, ma te stai giocando PT? Troppo e concentrandoti poco, Anna. No, così no, lo no, sai non e non vero, andiamo non d'accordo. Non ma, andiamo ma d'accordo. Ti ho indicato tutte le cose che hai. No, non mi hai indicato niente. Poi in mezzo all'acqua non vedo niente di quello che mi vuoi far vedere. Ma vieni perché qua. I pettini normali sono piccoli? Non lo so, perché ma il mio fidati che non è comodo. Io aspettavo un porcellone gigantesco, invece un porchettino piccolo. Vabbè, sono carini, dai, sono stupidi, però. Dai, sono carini, abbastanza dai. Carini. Adesso però è molto più bello. Io lo voglio come il tuo. Dovresti shoppare, dovresti spendere. Prendo un pet. Io ne prendo un altro. Poraccio, io non ne compro un altro. Prendo un altro, vediamo subito. Questo qua voglio l'altro, però quello là oscuro, vediamo. Mi è uscito proprio lui! Ce li ho entrambi! Guardate che bello! Mamma mia! Ma guarda lì che belli! Sono seguito dai dei! Guarda che bello! Sembrano tipo i guardiani, bellissimi! Sì, Void Angel e Angel normale. Oh, sono belli veramente comunque, questi così. Un po' ingombranti, praticamente non vedo altro. Però se sei grosso non ci fai caso. Oh, ma guardate come divento grosso io, quando io mangio una volta. Ma senti, fu stortissimo quando diventi grande! Solo che mi vende in automatico. Devo upgradare di più. Perché. Ma io ho capito, Anna. Aumenta lo stomaco. Io? Anna sta dormendo. Anna. No, ti sto ascoltando. Allora, stavo cercando. Anna, no, basta. Ti giuro che stavo cercando se c'è lo stomaco infinito. Allora, adesso, Anna, vieni al negozio dove sto io e non tocca più niente. Ok? Trova. Più niente, niente più. Bene? Oh! Teo, che sto arrivando! Ma rispondimi, però! Eccomi qua, ci sono! Oh, ma sei... Ma cosa ti è venuto? Una malattia rara! Te l'ho mi detto, spieghi? Porca miseria! Scema! Sì, ma queste cose non le fa tradimento, porca miseria! Divento grossi, guarda! Adesso ho tolto l'autosell, così posso prova diventare... Prova a picchiare... Aspetta, fammi diventare prima. Ma che fai? Si vede che c'hai un cervellone gigante in mano. Ma che schifo. Però che schifo, è vero. Però il problema è che c'è un massimo di dimensione. Più di così non posso diventare grande. Sono al massimo adesso. Beh, un po' ma almeno giusto, così comunque. I pettini sono proporzionati. Guarda, ti stanno uno su una spalla e uno vero, su un'altra. È vero, così è giusto effettivamente. Aspetta, allora voglio provare ad attaccare. Venite un po'. Cosa? Faccio qualcosa? Ma no, mi sa che sei troppo grosso e non ci prendi. Ma non è vero, siamo in una zona che non puoi picchiarci. Vedi che abbiamo tipo uno scudino. È vero, testa. Abbiamo lo scudino in testa. Qua, strello, posso puoi, picchiare. Qui puoi. Non
picchia. Ma secondo me c'è un boss. Ah, ho preso Alex. Ho preso Alex. Aspetta. Dai, perché? Perché ad Alex l'ho picchiato? Vieni più qua, seguimi, seguimi, mi vedi? Sì, ma tu non mi devi aiutare. Ah, l'ho presa! Guadagno 10 teschi ogni volta che uccido qualcuno. Non so che cosa servono sono i teschi. Prendimi. Forse per picchiare qualcuno di più, più forte. Mi sa che i teschi pure servono per shoppare. Forse. Provo a upgradarmi di più io, che devo diventare ancora più grosso. Ho rimesso l'autosell, vado allo shop. Mi sa che c'è il repair. Certo che c'è, lo sai benissimo come funziona, lo sai anche te. Guadagnare più stomaci, dico sì, però non serve, perché arrivato a 5, a tipo 1 milione de roba non diventi più grande effettivamente, quindi non lo so, non so che cosa conviene fare se diventare più grandi ancora. Ho capito, ma a te servono i soldi, è per questo che ti serve lo stomaco infinito, capito? Altrimenti ogni volta devi stare a vendere. Allora, io sono arrivato a questo punto al cervello di Alce, che a quanto pare è molto grande. Ma quanto sei avanti te? Molto avanti. Ma io sto ancora al cervello base. Allo stomaco di cavallo, che pure è abbastanza grande, voglio dire, è un bello stomaco grosso. Disattivo di nuovo l'autosell, però voi vi siete rimessi per quanto... No, è sempre quello! Dov'è Anna? Anna? Sono qui! Oh, m'hai ammazzato, sono rimasta qui ferma! Anna, dove dovevi stare? Attaccata a te, ma m'hai ammazzato, ho pensato che dovevo rimanere lì ferma. Oh, no, alla fine picchiala, distruggila, uccidila! Anna, dove dovevi Guarda, stare? Guarda, sto qui! Allora, state al negozio, perché io ho notato... Cioè, questa è una malattia che probabilmente affligge solo i miei amici, non so se è comune. Fatemi sapere se anche i vostri amici ce l'hanno. Tu stai parlando di una cosa... E loro si addormentano perché stanno facendo qualcos'altro. Magari si stanno girando i pollici. Però quando uno ha il cervello, porca miseria, del primo di un pesce, è vero! Esagerando, di un piscione. Piccione. Quindi risulta per egli difficile, o ella, perché anche Anna ce l'ha questa condizione. E quindi è un problema. Lion, una cosa, ma tu hai già comprato il nuovo gene? No, perché quanto costa il primo? Fa vedere. Allora, il primo costa 10 milioni e lo puoi comprare. Sì? È troppo! Per ma me che no. servono? Per me il non fatto è. È che ci sono delle zone accessibili grazie al gene che hai. Quindi ci sono dei posti in cui tu puoi andare. Sì. E noi no. Quindi non puoi andarci da solo. Aspetta. Però perché come potrebbe no, essere... deve esplorare, deve vedere cosa c'è. Ha ragione ma Anna. Ma ci lascia da soli. Vabbè, e voi però dovete stare fermi lo stesso, perché sennò poi vi distraete, non riuscite più a parlare per via di questa condizione. Ma io voglio seguirti, voglio stare con te. Mi dispiace Alex. Allora, ho sbloccato il gene di un gremlin, perché all'inizio ero uno zombie, adesso sono ma un gremlin. Ma che ne cos'è so. Cos'è un gremlin? È tipo un gnomo brutto. E sono quelli tipo quegli gnomi verdi brutti che fanno Anna, ma è il rebirth, sono tornato a niente adesso. Ma quello è importante, però aspetta, ti vado a cercare il portale dei gremlin, ok? Va perché bene. Ho trovato quello degli angeli. Tanto aspetta, io guarda, cioè, guadagno subito un sacco di soldi. Potenziati, potenziati. Sono devastante ormai, c'ho questa fame. Vendi tutte cose, vendi. Gnam. Ho capito. Gnam. Allora, praticamente quando tu fai il rapper che diventa Gnam. Un'altra cosa, ci sì? sono le zone. Sì? In quelle zone tu guadagni il doppio o il triplo in base a cos'è? Ma sono diverse perché voglio vederle certo. se sono diverse. Aspetta, Lion? Allora, cosa c'è, amico mio ignorante? Corri. Aspetta, devo comprare Dai, i cervelli. Shop. Comprare i cervelli. Ma cosa Dai, c'è? Dalla shop. Cosa Vieni c'è? Qua. Vieni qua. Sì, ti seguo. Dove? Vedi quella bandierina? Sì, sì, la vedo. Riesci a leggere cosa c'è scritto? Spina oscura. Porca miseria. Sì, ma l'ho possibile. Presa all'inizio quella. Non è possibile. Poi dici. Togliamogliela. Togliela subito, Anna. Ma per favore, mi dà le gemme così posso farti vedere i pettini. Non togliamogliela perché sennò ti distrai tu, Alex Naus. Ok, intanto prendetemene una testa, no? Perché tanto lo so che la scusa è solo perché me la volete togliere a me. La scusa è perché devi stare ferma, perché sennò ti deconcentri e non capisci più niente. Ma l'ho presa all'inizio, ma ci sono dovuto solo mettere sopra e posso tornare da te, punto. Anna, devo scagliarti. Sto cercando il tuo portale, non lo sto trovando, non mi far decontrare. Mi stai costringendo a scagliarti addosso i miei state due calmi, angeli, State calmi, per favore. Che ti uccideranno, poi Non lo trovo. Vabbè, Anna, fregatene, tanto non mi sa che ti non era. Ti distrago io. Vai, allora devi rifare il repair, per favore. Un'altra volta, scusa. Perché quello degli angeli per la zona nuova, lo so dov'è, ma quello del gremlin o non ce l'ha o non Magari so dov'è. Non c'è. Ma io sto cliccando, però non aspetta, devo migliorare il cervello di più. Guarda che mi stai mettendo in difficoltà. Quanto devo avere? Alex, controllami quanto costa il gene dell'orco. Il secondo. Non lo so. Non lo puoi vedere. Non lo posso vedere. Sì, se potessi. L'ignoranza di questo amico, io non so perché ce l'ho io. Non posso vederlo. Allora, sono aperte le audizioni. Si accettano piccioni, ratti e gremlin e pesci. Troll. Pesci. Soprattutto piccioni però, perché i piccioni sembrerebbe che abbiano un cervello ma molto non sviluppato. Ma sono così carini. Infatti, meglio di Alex. Alex è bruttino. Quanto costa? Va a vedere un attimo. Ma tu Anna neanche l'hai comprato il gene numero 2? No, costa 10 milioni. Io ho 200 soldi, che devo fare? Questa è colpa mia che ti dico che non devi più...
Però poi tu ti distrai. Però secondo me è inutile, anche perché ho visto solo un portale che è quello dell'angelo. Mi sa che è il reber finale. Ma guarda che io non... È già finito il gioco? No, io ho il privio, sono un gremlin, mica un angelo. Sono un gremlin. Per essere un angelo ne ho di pasta asciutta da mangiare per diventare così potente. Anch'io voglio essere un angelo e volare nel cielo più blu. Ma tu quando parli devi dire solo cagate, scusa, non ho capito. Certo, sono Alex Nauz, vedo un po' lei, scusa. Effettivamente hai ragione, anche tu, scusa se ho dubitato. Comunque il secondo costa tipo 200 milioni, quindi non ci posso arrivare ancora. No, e ancora ci vuole un po', ne devi mangiare dei cervellini tu. Però c'è un problema. Qual è il problema? Lo soppi da un bel po'. Ma non c'è niente. È vero. Hai ragione. Allora, a parte che tu dovresti essere quello che non incita. Lo so, però Alex non fa il suo lavoro. Però non c'è niente. Ho qualcosa da shoppare. Si possono comprare. Ho trovato io. Sto parlando io. Ma aspetti, no? Deficiente. Ma perché sei così? Vieni qui. È perché se no mi scordo. No, vieni qui. Oh. Ma ti sto cercando. Nel negozio ci stanno soltanto il numero di pet che puoi aumentare. Puoi aumentare quanto guadagni da ogni cervello. Tre la uova. La fortuna. Che apri i pet per tre alla volta. La fortuna serve per avere i pet migliori. Ma io ho già i migliori. E poi c'è l'autosell che ho comprato. Non c'è niente, anche volendo. Adesso puoi il parlare. Il coso che fai più danno, l'inventario, bla bla bla. Ho scoperto come Rompiballe. Si usano i teschi. Alle pozioni, giusto, che l'ho no, visto io. No, c'è un'area dove ci sono delle ceste. Tu puoi comprarle, non so cosa ti esce. Si chiama Aura Chest. Ah, quello è un potenziamento. Andiamoci. Dobbiamo. Ma ti servono tanti teschi. Se si shoppano è buono. Si shoppano. Dimmi dove dobbiamo andare. Allora però. Devi seguirmi. Vieni con me. Oddio, aspetta. Non lo so se si shoppano. È là, è là. Non si shoppano, raga. Non si shoppano. Come no? No. Si shoppano i cristalli del delle gemme. Per due degli scheletri. C'è solo il per due. Quello non vale la pena. Dovrei stare a picchiarvi ogni momento, sinceramente. Ci sono le aura ceste che si comprano con i Robux, vedi? Ma perfetto, allora corri, sì. Corri, corri. 199 sono a casa mia. E quella da 99. Vengo subito, Anna, ti dico quello che compro, rimani qui. Allora, Aura certo. Chest posso comprare, questa qui da 3. Ovviamente, cioè, ovviamente da 3. Effettivamente non ti posso dare torto. Vado a comprare, può uscirmi l'aura delle meteore, quella cosmica? La meglio è l'astra, quella perché c'è il 10%. Bravo, amico mio, vediamo, ti dico subito. Vai, 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 cose belle. È uscita la cosmica, non è quella astrale, però è pur sempre. Ricompriamola, ricompriamola. No, Alex, va bene così. Spendi, spendi, spendi. Ho detto va bene così. Ma si vede qualcosa? Faccio puzza. Ah, sì, puzza è vero, sembri tutto una nebulosone. Non lo so sei se... Sei sparito. Sono qui, ma non so se è valsa la pena io di... sento un po' di puzza di... Scam, lo senti, Raio? Ti deve dare qualche abilità, ti deve dare sì, delle cose. Ti tipo raddoppia, che guadagni di più. Ti raddoppia il guadagno, effettivamente. Vedi? Sì. Questo è vero. Però non so se ne vale la pena. Volevo una cosa un po' più figa, invece è un po' bruttina. Non ce n'è. Un po' di puzza. A questo punto quell'astrale era uguale, però tipo azzurra più chiara, non lo so. Non mi piace, secondo me non abbiamo fatto un affare. Non ti ha garbato, dobbiamo trovare qualcos'altro allora. No, è stato bruttino questo. Ma è più di così. Cioè abbiamo raggiunto il limite. Ma non c'è niente, fa schifo. Abbiamo raggiunto il limite perché io sono grande più quanto posso. Posso diventare tipo un orco volendo, però... Un orco? Un orco? Sì, sei un orco. Sarebbero i cosi là le... Ah, col gene. Il gene dell'orco, sì, il successivo è quello dell'orco. Tecnicamente. Ma l'unico interessante è l'angelo che ti porta nella Frozen Tundra. Ma tanto quei posti non li possiamo raggiungere perché è troppo difficile. Tu, Anna, non hai trovato quello dell'orco, per esempio, il posto no, dell'orco? No, mi sa che non ci sono, mi sa che c'è solamente quello là. Ma quello... Magari devono finire, devono metterne altri. Vabbè, come zombie siamo diventati. Cioè, io sono diventato colossale comunque. Non anch'io si può... sono grosso. Ma insomma, io sono sempre piccoletta. Io posso diventare veramente. Cioè, questo è cioè, il massimo. Cioè, sono Alex. Io sono diventato proprio il massimo di grandezza. Che più di così non si può essere. Sto mangiando un cervello di mucca. Che c'è? L'ho ucciso. Stregato. Stregato. Adesso ti devo ammazzare. Puniscilo. Ti punisco io, ti punisco. Con un pugnazzo zomboso laionico gigante. Anna, vieni ma qua. Ma sei troppo figo. Sono qui, sono qui. Vieni, vieni che ti faccio un regalo. Per tutte le volte che ti sei distratta, rantegosa. Sì, sì, ma non c'è gusto ad ammazzare a me. Ma dici a me, io il gusto ce lo trovo. Anche qua. No, 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 no. C'è molto gusto, bellissimo. Anche le casse qui con i pirati. Ma non è che i pirati sa... Ah, questi, vedete, sono i boss questi. Boss, sono un po' schifo, però. E noi non arrivo. Ci arriviamo là sopra, mi sa. Come no, certo. Potete io venire. Io ci riesco a... Ci sono alcune isole in cui io non riesco a arrivare perché sono nana. Infatti qua non ci riesco a salire io. Devi, non ci sono riuscita. Devi essere un poco alto. Ci sono. Facilissimo. La mia cassa, questa è mia. Ci saranno. Ma come si apre sta cassa? Forse, di là c'è un pirata ancora. Ecco, qui tu, Anna. Si picchia, picchia le casse. Qui, Anna, tu non ci puoi arrivare, no, vedi? No, io lì non ci arrivo, no. E io sì, però. Questo è il pirata più grande. Questo qua se l'ammazza.
cazzo, sicuramente mi esce. Vai, uccidilo, uccidilo! Ma io l'ho strumato, sì, perché l'ho distrutto e neanche non si nota. Sì, fagli vedere chi è il vero pirata, zombie! Ma tu non stai giocando a un'altra cosa. Perché? L'ha ucciso da mo'. Ma l'ho detto che l'ho ucciso, ma scusa. Ma io ne ho visti i 3 che ce n'erano laggiù, io li vedevo ancora. Anna, no, per favore. Ti vuoi concentrare, mannaggia la miseria. Sono concentrata. Oh, senti, io sono l'unica che Anna non è in un altro simulator. Anna è probabilmente in palle simulator, non lo so. Bicicletta. Ma io sono l'unica che non vi può seguire. Stai zitti. Allora, adesso facciamo una. Anna, te devi sta ferma perché non sei capace. Anna, vieni qui, vieni con me, vieni. Ma sono sotto i tuoi piedi. Vieni. Allora, ti metti qui alla fontanella e peschi. E stai ferma e non fai niente. Perché va ogni bene. Volta ti deconcentri e non capisci nulla. Ma porca miseria. Ma cosa dovevo picchiare ancora? Che i pirati erano morti in un nanosecondo. Picchiali, picchiali. Sono Anna, non ho capito niente. Ma picchiali. Me stavano pestando ancora. Cioè, mi hanno ammazzato loro. Non mi hai ammazzato. Scusa, tu non ti sei resa conto che eri da sola? Perché noi eravamo andati in un'altra isola. Tu non ti sei resa conto di niente. Sono alto 4 km e tu non ti sei resa conto che eri da sola. Appunto, mi devi proteggere. Invece no, non lo fai, sei cattivo. Me la ammazzate? La portate fuori? No, e l'ammazzate. Non posso. Ammazza. Vai Anna, vatti a far ammazzare da loro. Sta andando fuori. Cammina, vai strecato. Dai, fammela di mezzo perché non è possibile Anna, non è... E qua faccio. Adesso ti sequestro tutti più. I pettini. Perché più. Non è possibile che, perché poi Anna tutti i pettini voleva, capito? Si è deconcentrata per i pettini. Dammi i pettini. Ma non è vero. Dammi i pettini. Forza. Come faccio a darti i pettini? Li mettiamo qui e li affoghiamo nella piscina. Cammina. È brutto. Cammina. Da dire. No, dammi quel granchio che lo affoghiamo subito, cammina. No, il granchio non affoga. Allora dammi la zucca che la affoghiamo, cammina. No, tieni la zucca. E dammi anche... Cos'è che avevi, quello schifo non che ho avevi? Più, oh. Non ho più niente, no. Allora vai nella piscina. È l'unica gioia che ho, non posso mangiare cervelli, non posso migliorare. Perché non ti deconcentri? Hai una cellula cerebrale che va a fare la spesa ogni volta. Ma intanto io ti ho indicato tutte le cose che potevi shoppare. Mamma mia. Oh, a differenza degli altri che avevano questi incarichi. Che ne facciamo schifo? Sì. Non è vero, io sono bravissimo, è vero? No. Come no? Fai schifo. Ma no.